programma Life Plus è uno strumento finanziario della Comunità Europea che ha lo scopo di stimolare la realizzazione di azioni di conservazione della biodiversità sul territorio comunitario. In particolare, la misura Natura e Biodiversità fa riferimento ad interventi mirati alla conservazione di specie ed habitat considerati di particolare rilevanza dalle direttive europee Habitat ed Uccelli, da realizzare nelle aree incluse all'interno della rete Natura 2000, conosciute come ZPS, SIC e ZSC. Tra le diverse specie presenti in Europa e considerate particolarmente meritevoli di tutela, vi è anche la coturnice, presente in Sicilia con la sottospecie coturnice di Sicilia endemica, cioè esclusiva dell'isola. Nel passato, la coturnice di Sicilia era abbondante e ben distribuita su tutto il territorio siciliano. Oggi è presente soltanto in aree circoscritte dell'isola, soprattutto all'interno dei parchi e delle riserve naturali, dove può ancora godere di forme di tutela. Oggi la sua sopravvivenza è messa in pericolo da diversi fattori di minaccia. L'alterazione e la distruzione degli habitat idonei, gli incendi, l'uso di biocidi in agricoltura, la caccia illegale, la presenza del cinghiale, che scomparso dalla Sicilia verso la fine del XIX secolo è stato immotivatamente reintrodotto in alcune aree dell'isola, rappresentano le principali cause della sua rarefazione. Utilizzando lo strumento finanziario Life Plus, il Dipartimento regionale all'agricoltura, capofila del progetto insieme al Dipartimento Stebicef dell'Università di Palermo, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia e al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, con la collaborazione dell'ISPRA e dell'Istituto Sperimentale Zootecnico, ha realizzato il progetto SICALECONS, azioni urgenti per la conservazione della coturnice di Sicilia. Un progetto pensato per garantire la conservazione di una delle più interessanti popolazioni di questa gallina selvatica ancora oggi presente sull'isola. Il progetto, durato 4 anni, è stato realizzato con l'obiettivo di rallentare il declino della popolazione della coturnice in Sicilia, attraverso interventi mirati che hanno reso parte del territorio, dove questa specie vive e si riproduce, ecologicamente più idoneo alla sua sopravvivenza, mirando alla riduzione, ma soprattutto cercando di eliminare i principali disturbi che hanno rappresentato e che continuano a rappresentare le cause del declino di questa specie. Azioni individuate per la tutela della coturnice di Sicilia hanno interessato un'area dove ancora vive un nucleo ben strutturato di coturnice di Sicilia. Quest'area è una zona di protezione speciale tra le più importanti aree siciliane per la Comunità Europea, nota come ITA 010-029, Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio, che comprende anche 3 aree SIC. Questa ZPS è un'ampia porzione di territorio della provincia di Trapani, che ricade all'interno dei comuni di San Vito Lo Capo, Castellammare del Golfo e Custonaci, per un'estensione totale di quasi 16.000 ettari e che include al suo interno le 2 riserve naturali dello Zingaro e di Monte Cofano.
Nel complesso, l'area inclusa nella ZPS è rappresentativa degli ambienti costieri rocciosi mediterranei e degli habitat termo-mediterranei, caratterizzati dalla presenza diffusa di essenze arbustive quali l'euforbia arborescente, la palma nana, nota con il nome dialettale di giummarra, le ginestre ed essenze erbacee, che strutturano habitat di prateria a Dampelodesmo, più conosciuto con il nome vernacolo di Disa. Inoltre, la ZPS ospita un'interessante varietà di orchidee selvatiche, alcune delle quali endemiche. L'area ha una rilevante importanza naturalistica per quel che riguarda anche la conservazione dell'avifauna, sia stanziale che migratoria. Oltre alla cotornice di Sicilia, al suo interno trovano infatti spazi e ambienti idonei alla nidificazione specie di particolare pregio conservazionistico, come il falco pellegrino, l'aquila reale e l'aquila del Bonelli. Quest'ultima è piuttosto rara e la popolazione italiana di questo rapace è quasi tutta concentrata in Sicilia, dove ancora oggi risulta essere minacciata per il costante prelievo illegale da parte di bracconieri degli aquilotti al nido, per essere poi venduti ed addestrati per la falconeria. La ZPS rappresenta anche un punto di riferimento per le rotte di migrazioni autunnali e primaverili di numerose specie di uccelli, tra cui specie rare di rapaci come il falco pecchiaiolo, il falco di palude e il nibbio bruno. In quest'area vivono altre specie di vertebrati, molte delle quali tutelate dalla direttiva Habitat, e altre endemiche della Sicilia, come il topo ragno siciliano, il rospo smeraldino siciliano e la lucertola di Wagler. Le aree private incluse all'interno dell'area sono per lo più adibite ad attività agricola, soprattutto oliveti e vigneti, e alla pastorizia, attività che, se ben gestite, ben si adattano con le finalità di conservazione individuate. Da un punto di vista socio-economico, la presenza di una così ampia e variegata realtà naturalistica offre un importante valore aggiunto ad un territorio già spiccatamente vocato al turismo balneare, culturale ed enogastronomico, rappresentando il completamento di un'offerta turistica ideale per viaggiatori, curiosi e interessati nei confronti del paesaggio e della natura. Le principali minacce alla biodiversità e all'integrità di quest'area sono rappresentate dagli incendi estivi, spesso dolosi, e al bracconaggio, ancora oggi piuttosto diffuso. La recente diffusione del cinghiale rappresenta un'ulteriore pressione sull'integrità degli ecosistemi presenti. All'inizio del progetto, per meglio pianificare gli interventi di tutela previsti dal progetto, è stata realizzata, con il contributo di botanici, agronomi e ingegneri ambientali, un'analisi dettagliata del territorio, che ha permesso di rilevare e caratterizzare tutti gli ambienti presenti e di individuare e mappare tutti i punti d'acqua tra sorgenti ed abbeveratoi presenti. Nel corso di questa indagine sono stati censiti oltre 200 taxa particolarmente rari o in alcuni casi esclusivi della ZPS, come Ptilostemon greuteri, presente solamente su Monte Inici, ma anche Hierasium lucidum cofanense, la bellissima Erica sicula o la rara orchidea Ophrys lunulata. Nel contempo, ornitologi e mammalogi professionisti, coordinati dai ricercatori del Laboratorio di Zoologia Applicata dell'Università degli Studi di Palermo, hanno realizzato all'interno dell'intera ZPS i primi censimenti della popolazione di coturnice di Sicilia e della popolazione di cinghiale.
censimento delle cotornici è stato realizzato con il metodo del playback. Questo metodo consiste nello stimolare, all'interno di una stazione d'ascolto, con un riproduttore acustico digitale e un impianto di amplificazione, la risposta canora dei maschi territoriali, permettendo così di individuarli e di annotare le coordinate geografiche sulle mappe. Progetto sono state indagate circa 160 stazioni di ascolto, una per chilometro quadrato. I risultati ottenuti hanno permesso di monitorare negli anni gli interventi realizzati. Da una stima di circa 60 coppie iniziali si è giunti ad una stima di circa 75 coppie. Degli interventi più impegnativi del progetto ha riguardato il controllo della popolazione di cinghiale, possibile predatore di uova e nidiacei di cotornice di Sicilia, attraverso un attento monitoraggio, propedeutico al successivo intervento di rimozione. La stima dell'entità della popolazione e la sua distribuzione nella ZPS è stata ottenuta individuando e contando direttamente i gruppi di cinghiali durante le ore notturne, ossia quando questi suidi sono più attivi. Il conteggio è avvenuto lungo itinerari, percorsi a piedi che hanno interessato l'intera ZPS per un totale di circa un centinaio di chilometri. Gli animali sono stati individuati con l'ausilio di una termocamera a raggi infrarossi, uno strumento simile ad una telecamera che consente di individuare gli animali omeotermi, cioè a sangue caldo, anche al buio. Il censimento ha permesso di individuare i gruppi, valutarne la consistenza numerica e di localizzarli all'interno dell'area di intervento. Una volta stimata la popolazione di cinghiali e conosciuta la sua distribuzione sul territorio dell'area protetta, è stato redatto il piano di controllo che ha previsto la cattura e l'abbattimento dei suidi applicando metodi selettivi, cioè mirati alla sola specie cinghiale. Per questo scopo sono stati utilizzati i chiusini, piccoli recinti per la cattura dei suidi, realizzati in modo da ridurre al minimo il disturbo nei confronti delle altre specie animali presenti nell'area di intervento, come ad esempio istrici e conigli selvatici. In relazione ai risultati dei censimenti, sono stati realizzati tre chiusini, rispettivamente in località Pianello, Borgo Cusenza e Sparauli. I chiusini sono stati preventivamente foraggiati con esche vegetali gradite ai cinghiali, senza attivare nei primi tempi il meccanismo di chiusura, in modo da abituare gli animali ad entrare all'interno della trappola. Sulla base delle informazioni ottenute, con l'uso di fototrappole che hanno monitorato le frequentazioni dei chiusini, questi recinti sono stati attivati per la cattura. Una volta catturati, i cinghiali sono stati abbattuti e le loro carni, dopo la macellazione e come indicato dalle norme vigenti, sono state devolute in beneficenza. I
risultati ottenuti durante il progetto sono soddisfacenti e hanno mostrato come la corretta gestione dei recinti di cattura rappresenti un ottimo metodo per contrastare l'espansione delle popolazioni di cinghiale con effetti meno invasivi sulla biodiversità rispetto alla pratica della caccia. Gli incendi all'interno dell'area di intervento sono stati realizzati e gestiti dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale decine di chilometri di viali tagliafuoco. Questi viali non sono altro che fasce di superfici decespugliate che generano discontinuità nella vegetazione, creando in caso di incendio l'interruzione del fronte di fuoco per mancanza di combustibile. La collocazione strategica dei viali tagliafuoco e la loro corretta gestione periodica, insieme ad un adeguato ed attivo controllo antincendio, è riuscito, durante gli anni in cui si è svolto il progetto, a ridurre in maniera significativa i danni dovuti agli incendi e contribuire quindi alla conservazione degli habitat frequentati dalla popolazione di cotornice di Sicilia. L'introduzione a scopo venatorio in Sicilia, soprattutto nella seconda metà del XX secolo, di diverse sottospecie alloctone della cotornice o di altre specie affini, come la pernice rossa, Alectoris rufa, o la cotornice orientale, Alectoris chucar, ha fatto temere il verificarsi di incroci con la cotornice di Sicilia e il rischio di inquinamento genetico. Nell'ambito di questo progetto LIFE sono state condotte presso i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico delle indagini a livello biomolecolare per verificare all'interno di questo sito di interesse comunitario l'integrità genetica della cotornice di Sicilia. Per tale scopo sono stati raccolti sul campo da personale qualificato e in modo non invasivo campioni biologici, cioè feci e piume, da cui è stato estratto il DNA. I risultati dei campioni raccolti, analizzati e confrontati con il DNA della cotornice di Sicilia, sono stati incoraggianti, perché hanno mostrato l'assenza di inquinamento genetico nella popolazione presente all'interno della ZPS. La stessa tecnica sono stati inoltre esaminati anche gli individui allevati, provenienti da altre aree geografiche siciliane e destinati alla riproduzione e al ripopolamento, in modo da fornire un'ulteriore garanzia di purezza genetica. Un ulteriore intervento per rendere ancora più accogliente l'habitat per la cotornice di Sicilia è stato quello di realizzare dei punti di abbeverata e delle aree destinate all'alimentazione. Piccole vasche artificiali per la raccolta dell'acqua sono state realizzate e strategicamente distribuite all'interno della ZPS per garantire alle cotornici, ma anche alle altre specie animali presenti, la possibilità di abbeverarsi soprattutto nei caldi periodi estivi, quando questa risorsa risulta meno disponibile, mentre in piccole parcelle di territorio sono state realizzate e gestite colture a perdere, caratterizzate da essenze cerealicole come grano, orzo e avena, presenti nella dieta delle cotornici. Gli interventi di ripopolamento faunistico rappresentano utili strategie per l'incremento a breve termine della popolazione di una specie minacciata. Nel progetto Sicalecons è stata realizzata questa tecnica per aumentare rapidamente il numero di cotornici presenti nell'area di interesse comunitario.
il ripopolamento, restocking, della cotornice di Sicilia all'interno della ZPS è stato realizzato anche con soggetti nati ed allevati in cattività. Con l'ausilio di incubatrici sono state fatte scovare le uova deposte da un gruppo di cotornici ospitate presso i locali dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, dove i pulcini sono stati allevati e accuditi da personale tecnico specializzato. Raggiunta la piena indipendenza, questi soggetti sono stati trasferiti nelle voliere di allevamento e di ambientamento, realizzate appositamente all'interno della ZPS per un breve periodo di acclimatamento prima di essere rilasciati in natura. Per poter valutare il successo di questo intervento di ripopolamento è stata utilizzata la tecnica della radiotelemetria, radio tracking. Questa tecnica permette di monitorare gli spostamenti delle coturnici rilasciate grazie a delle piccole radiotrasmittenti applicate al collo dei soggetti liberati. I segnali emessi dai radiotrasmettitori vengono intercettati e raccolti con l'ausilio di un'antenna direzionale collegata ad una ricevente che li trasforma in segnali acustici. Il volume del segnale è correlato con la distanza della coturnice, mentre intervalli irregolari del segnale indicano che la coturnice è in movimento. In tal modo, operatori specializzati hanno potuto seguire nel tempo l'adattamento al nuovo ambiente delle giovani coturnici rilasciate. L'insieme delle radiolocalizzazioni raccolte e riportate su mappe del luogo, oltre a descrivere l'attività di ogni singola coturnice, ha permesso anche di raccogliere informazioni importanti ed uniche per questa specie relativamente allo spazio vitale, home range frequentato e all'uso dell'habitat. Queste preziose informazioni raccolte durante il progetto potranno essere utili per migliorare nel futuro le azioni di conservazione della coturnice di Sicilia anche in altre aree dell'isola e consentiranno di limitare le perdite fisiologiche che avvengono di norma durante le attività di ripopolamento. Per facilitare l'inserimento del progetto Life Plus in un tessuto sociale complesso e con tradizioni venatorie e di gestione del territorio ben radicate, sono state proposte diverse attività di sensibilizzazione rivolte alla popolazione locale sulle problematiche legate alla coturnice di Sicilia e alla tutela del suo habitat. Sono stati organizzati seminari, incontri con le scolaresche, mostre fotografiche, presentazioni, nonché diverse giornate di studio rivolte agli specialisti per divulgare i risultati del progetto. L'esperienza maturata durante la realizzazione di questo progetto Life Plus ha permesso di redigere il primo piano d'azione della coturnice di Sicilia, con l'applicazione della quale la regione siciliana contribuirà alla tutela di questa specie, tipica di gran parte degli ambienti mediterranei dell'isola, evitando così di aggiungere la coturnice di Sicilia al già lungo elenco delle specie estinte nell'isola.